sempre a Gaglio, Italian Cup. Fino a ieri si erano registrati 2 successi consecutivi di Dario Acquaroli nella prima e seconda tappa. Oggi grande battaglia per tentare di battere il giovane atleta della Bianchi, che vediamo comunque già inquadrato nella primissima posizione. Una Italian Cup che sembra disegnata apposta per questo atleta bergamasco, il quale dopo un periodo di preparazione effettuato in altura si è presentato all'Italia numero 6 di Esposti, tutti i migliori rappresentanti del mountain bike italiano. Una gara molto dura anche quella di Gaglio, che si basa su un circuito di 11 km con la salita della NASA, punto più alto a 1320 metri. Una gara comunque caratterizzata da una lunga salita, una lunga ascesa di circa 5 km e da una successiva discesa di circa 6 km, ovviamente con dei tratti, con degli strappi di tanto in tanto, come a Val di Nozze e al cosiddetto percorso verde. Tutti i big stanno dando attacco a Dario Acquaroli, dicevamo, dopo che lo stesso Acquaroli aveva dominato le prime due tappe. Intanto abbiamo visto inquadrato anche Daniele Pontoni, che comunque partecipa a questa Italian Cup più in funzione di preparazione per i prossimi campionati europei che per aggiudicarsi invece questa manifestazione. Ancora inquadrato con numero 23, ne abbiamo visto solamente la targa, Belloni e tanti altri atleti. Una gara veramente vivace in tutte le sue battute. Queste comunque sono immagini iniziali, il numero dei partenti era particolarmente elevato, oltre 180 complessivamente in ognuna delle 4 tappe. La gara è stata disegnata dalla società organizzatrice Amici del Mountain Bike, anche su suggerimento, infatti, vincitore del tricolore nel 1993. Ci sono anche diversi tratti stradanno ed infatti il commissario tecnico lo ha convocato di dritto in maglia azzurra. Ancora Dario Acquaroli, avete visto quel tratto, nervosissima. Ecco, bellissima inquadratura in movimento di Luca Bramati, che corre per la SL Italia Silvellese, e ancora il gruppo degli inseguitori. Quindi per 4/5 questa gara è stata caratterizzata da questo attacco del Lombardo e dai tentativi degli inseguitori, in particolare, ripetiamo, Fontana, Paganesti, Mirko Bruschi, lo stesso Daniele Bruschi e anche qui Dario Scioni, insieme ancora con Daniele Bruschi, che si stanno, ottimo ciclocrossista. Ecco con il numero 4 Claudio Vandelli, anche lui olimpionico della 100 km a squadre, campione italiano della specialità, poi ancora Paganesti, poi ancora e purtroppo non vedremo il sorpasso di Alessandro Fontana, e infatti a pochissimi metri dal traguardo ha superato Bramati e si appresta a vincere la terza tappa dell'Italian Cup. Sfortunato Bramati arriva secondo e dietro di loro terzo con numero 2 Mirko Bruschi. Bellissima vittoria di Alessandro Fontana, che lo ricordiamo ha stupito l'ambiente internazionale col suo terzo posto a Montbermont e il secondo posto a Mont-Saint-Anne. Ecco ora inquadrato il quarto, l'anziano Paganesti, che è giunto con un ritardo di 1 minuto e 13 secondi, e mentre scorrono le immagini della premiazione ricordiamo che Dario Acquaroli si è invece classificato al decimo posto con un ritardo di circa 4 minuti, ma mantiene, e lo vediamo ancora sul podio, la maglia gialla di leader della classifica. Passiamo ora alla lettura dell'ordine d'arrivo. Primo Alessandro Fontana della Diamondback, secondo è Luca Bramati del gruppo sportivo SL Italia, terzo Mirko Bruschi, quarto Alessandro Paganesti, quinto Daniele Bruschi, sesto Mario Noris e settimo Dario Scioni.